È la sera del 7 settembre 2017, sono le 2 di notte. Quelle che state vedendo sono le immagini delle telecamere di sicurezza della discoteca Flow di Firenze. Questi video sono nel fascicolo d'inchiesta sulla violenza sessuale che sarebbe stata commessa dai due carabinieri nei confronti di due studentesse americane. Siamo all'esterno. L'orario della telecamera di sorveglianza ci dice che sono le 2 quando i carabinieri intervengono perché chiamati per un principio di rissa. In primo piano vediamo l'appuntato Marco Camuffo che parla con alcune persone ed altri colleghi. È quello calvo in primo piano. È il capo pattuglia, il più anziano dell'equipaggio. Con sé ha la cartelletta per scrivere il verbale. Sul posto sono arrivate 3 pattuglie con 6 militari. Pochi istanti e i carabinieri chiudono l'intervento ed entrano nel locale. All'interno la discoteca non è affollata. Le telecamere sono senza audio, ma vediamo ragazzi e ragazze che parlano e bevono. La musica l'abbiamo aggiunta noi. Sono le 2 minuti e 36 secondi, quando per la prima volta le due studentesse entrano nella discoteca. Eccole, una bionda vestita con la gonna rossa e con un top di colore scuro, l'altra con dei pantaloni e un top grigio. Attraversano la discoteca. In una mano hanno il telefono, nell'altra dei cocktail. Sono le 2:11 quando un carabiniere si avvicina al bancone del bar. Alle 2:14 vediamo al centro del locale i due carabinieri, Costa e Camuffo, con altri colleghi. Pochi istanti ed ecco che arriva una delle due ragazze. È quella con la gonna rossa. Inizia a parlare con i carabinieri. Alle 2:15:53 anche l'altra amica la raggiunge. Militari e studentesse parlano tranquilli. Fra loro c'è anche Alessandro Lopez, il carabiniere più bello d'Italia. Passano 20 minuti, poi una delle ragazze si allontana con un ragazzo che sembra al telefono. Sono le 2:33:33 secondi quando l'altra se ne va. Sembra salutare i carabinieri con un bacio sulla guancia. Poi, con passo deciso, esce dal locale. Rivediamo. Eccola, con il primo carabiniere e poi con il secondo. I militari rimangono fino alle 2:40, quando tutti escono dalla discoteca. Si spengono le luci e adesso tutto si sposta all'esterno. Ora Costa e Camuffo, insieme ai colleghi, si dirigono verso le auto di servizio. Un minuto più tardi, alle 2:41, anche le due studentesse escono con alcune amiche. Si dirigono verso il viale, forse per cercare un taxi. I carabinieri, invece, restano nel parcheggio. Alle 2:44 due ragazze riscendono le scale e vanno verso il parcheggio in direzione delle auto dei carabinieri. Pochi istanti dopo, anche le due studentesse le seguono. Ma rivediamo questi momenti cruciali. Le due studentesse si dirigono con passo spedito verso le gazzelle. Poi, una dopo l'altra, le auto vanno via. Le prime due ragazze non si vedono più. Al centro del parcheggio rimangono solo l'auto di pattuglia di Camuffo e Costa e le due studentesse americane. Sono le 2:47 quando le ragazze salgono sull'auto di servizio. Un minuto più tardi, la gazzella lascia il parcheggio della discoteca.